Vista l'Empoli, una delle trasferte più difficili della stagione, siamo quelli di Palermo, una delle due squadre che sono lì su, nei primi due o tre posti all'inizio della stagione, ci vorrà il miglior capi, quello magari visto nel primo tempo con lo Spezia che ha giocato una bella partita. Sì, no, ma l'abbiamo visto durante le partite passate che per essere all'altezza delle squadre migliori dobbiamo essere protagonisti di prestazioni importanti. Quindi l'abbiamo visto anche sabato, come dicevi tu, contro lo Spezia, dove appena abbiamo calato un attimino il ritmo, siamo arretrati un po' troppo. E abbiamo concesso un po' il pallino del gioco allo Spezia, pur subendo poco, però alla fine, in un modo o nell'altro, se concedi campo e spazio a giocatori importanti di qualità come hanno queste squadre, è chiaro che prima o poi rischi di venire punito. Convocati, la squadra, c'era Sono Benvenuto che stava. tutti convocati, Sperotto ha un problema alla schiena e non lo porto e Chiakis è ristabilito, però andiamo via in 20 con gli altri 20. Poi vabbè, i soliti inglese Poli che stanno proseguendo A proposito la Poli, si è rieducazione. letto più sul sito che sta recuperando velocemente. Lei aveva detto che all'inizio di marzo potrebbe già essere di nuovo a disposizione. A disposizione non lo so, ma comunque col gruppo e poi vediamo come la sua condizione atletica. Adesso lui sta proseguendo la riabilitazione, sta bruciando le tappe, però poi dopo bisogna vedere quando sarà al 100% con la squadra e col gruppo, però sicuramente credo che a fine febbraio, inizio marzo dovrebbe aggregarsi, non so per fare quali lavori perché sta lavorando da un'altra parte, quindi dobbiamo vedere che tipo di condizione atletica ha. L'Empoli che non ha ancora vinto nel 2014, pensi che abbia fatto un lavoro per arrivare forte in fondo? State più casualità, lei ha analizzato queste tre prestazioni, due punti Ma particolari. io ho visto diciamo così, la partita che hanno fatto in casa col Palermo, avrebbero meritato di vincere, hanno subito solamente un paio di situazioni su palla inattiva. L'altra partita che hanno fatto settimana scorsa, comunque, sono stati protagonisti di una buonissima gara. Ed è una squadra che ha grandissime individualità, grandi qualità, è una squadra anche molto organizzata, a mio avviso quella che gioca meglio di tutte in questo campionato, è anche avvantaggiata dal fatto di avere un'ossatura e un lavoro alle spalle che arriva anche dalla scorsa stagione ed è una squadra che assieme alle qualità tecniche dei giocatori ha anche ottima organizzazione sotto tutti gli aspetti, quindi è sicuramente una delle migliori del campionato. Adesso non anche una delle poche che gioca col trequartista, due punti più trequartista, insomma potresti farlo servire da qualcuno in particolare come a volte succede per chi è trequartista, o potrebbe uscire, insomma pensi qualcosa di diverso per. Ma quando giochi contro queste squadre che giocano con questo modulo, o decidi di aggredire, comunque contrastare in prima battuta il trequartista oppure di contrastare il metodista. Noi abbiamo lavorato su entrambe le soluzioni, abbiamo la variante pronta nel caso insomma, decidessi di giocare con un trequartista alle spalle di Erdemani oppure con tre centrocampisti con un vertice basso nella zona di Verdi o di Pucciarelli. Gli obiettivi del Carpi si può dire anche quello di evitare di prendere altri gol da calci piazzati, visto che gli ultimi, meno male, sono Purtroppo ultimamente veniamo puniti da queste situazioni e con l'Empoli all'andata si è stati castigati da due calci d'angoli. Quindi la nostra attenzione, il nostro lavoro è stato anche focalizzato un po' su questo aspetto, però poi è chiaro che con il calcio contempla anche tutto il resto di palla in movimento e quindi abbiamo cercato di lavorare un po' su tutto. E mi auguro che magari qualche gara riusciamo anche noi a sbloccarla o deciderla su calci da fermo. l'ipotesi col trequartista, cioè il ritorno al 4-4 con uno tipo a Padova, potrebbe vedere anche Mushai, diciamo nel ruolo che ha occupato Skriniar a Padova, è una soluzione che. I giocatori che possono giocare in quel ruolo lì, a parte che Skriniar è il giocatore più adatto,
per quella soluzione, perché sa fare comunque molto bene la fase offensiva, perché ha grandissime qualità e ha anche un giocatore generoso, quindi sa sacrificarsi eventualmente. Memushai lo può fare sicuramente come un centrocampista aggiunto, e potrebbe farlo anche con Cas come una freccia alle spalle della punta, con la capacità, diciamo così, di inserirsi senza palla. Qualche variante, qualche soluzione anche sotto questo aspetto qua ce l'abbiamo, quindi vediamo poi magari anche partita in corso cosa conviene fare. Diciamo che hai molti dubbi soprattutto al centrocampo, non ci sono tanti uomini, lo stesso Bianco, lo stesso... No, grossi dubbi no, riguardo gli uomini, magari un paio di situazioni un po' ancora aperte che riguardano appunto l'utilizzo di un modulo piuttosto che l'altro. Agostì potrebbe essere già pronto? Sì, no, gioca sicuro. Agostì domani o a destra o a sinistra sarà dalla partita dall'inizio, ha fatto molto bene entrando l'altro giorno, è un giocatore che abbiamo preso, che completa il parco dei nostri esterni, e una volta uno, una volta l'altro sicuramente si renderanno partecipi di buone prestazioni, perché hanno tutti buonissime qualità. Potrebbe trovare spazio anche con Sciutti fin dall'inizio? Qualche dubbio, però vediamo. Stessa cosa per dietro, Stefano, che ha sempre giocato gli stessi due settimane, c'è anche se spazio per Legati? Legati è un giocatore che ha alle spalle un'esperienza incredibile. In questo momento qua gli va dato atto di grande professionalità, perché è un ragazzo che si sta impegnando e sta lavorando sodo, e sono sicurissimo che arriverà il suo momento e saprà dimostrare le sue qualità, perché prima o poi, tra qualche partita infrasettimanale, qualche gara, qualche squalifica o eventualmente qualche infortunio, sicuramente per noi è la prima alternativa dietro. Io volevo chiedere se c'è la sensazione di scampato pericolo, nel senso che la lunga pausa l'anno scorso ha fatto pagare Lazio a molte delle grandi squadre, quest'anno pure sta capitando lo stesso per fare la Lega, non abbiamo fatto che sembra partito in due sul Palermo. Il Carpi invece è 4 punti, però 3 buone prestazioni, credo psicologico e tecnico non è stato perso nulla nel mese di gennaio da parte del Carpi. No, noi siamo comunque attraversando un buon momento, magari non siamo brillantissimi come nell'ultimo periodo, come nel mese di dicembre, come alla fine del mese di dicembre, ma secondo me sono anche le altre squadre che hanno potuto lavorare e hanno potuto recuperare, quindi ripartire con un altro ritmo. Io credo che in questo momento noi possiamo magari fare un pochettino più fatica, ma credo che per il lavoro che abbiamo fatto verremo fuori sicuramente alla lunga. E il fatto stesso che nonostante questo siamo stati protagonisti in 3 gare di buonissime prestazioni è sicuramente molto confortante. È chiaro che adesso ci aspettano, a partire da domani con l'Empoli, 3 gare contro squadre molto forti, Empoli, Cesena, Brescia. Più punti riusciamo a racimolare in questo trittico, meglio possiamo guardare poi dopo il campionato dalla metà in poi. Prima dicevamo che il Carpi deve migliorare sui corner, sulle punizioni a palla ferma. Rivedendo un po' la partita con l'Empoli è andata, ho notato che il Carpi ha messo in pericolo l'Empoli sui corner. Sì. Non può essere anche quello un fattore? Cioè è una... Il portiere fece delle buone parate. Sì, abbiamo preso anche una traversa e un palo, mi sembra. Loro su 2 angoli ci hanno fatto 2 gol e noi purtroppo abbiamo preso dei legni. Quando cerchiamo tutti di lavorare, anch'io cerco di lavorare per quello che sono le palle native, poi dipende molto dalla qualità di chi batte e dalla determinazione e dal tempismo di chi va a saltare. L'Empoli di sicuro ha queste 2 caratteristiche, noi a volte sì, a volte no. Qualche volta abbiamo sfruttato bene anche noi le palle native, a volte siamo stati anche un po' più sfortunati. Però sono situazioni importanti dove dobbiamo migliorare in fase difensiva e anche in fase offensiva.